Da ieri Matteo Ardemani è un nuovo giocatore dell'Ascoli. Ciuffo biondo, che nei giorni scorsi aveva salutato la piazza avellinese ieri, ha sposato il progetto bianconero fino al 2021. L'attaccante milanese è reduce da 20 gol e 4 assist in due stagioni con i Lupi, 13 in quella 2016-2017 e 7 nell'ultima. Il 31enne è l'ultimo Lupo che saluta città e tifoseria per aggregarsi ad un club di B. I primi, probabilmente già casati da un mese, sono stati di Tacchio alla Salernitana e il duo Falascongawa al Perugia. Ardemani ha aspettato fino all'ultimo giorno utile, non tanto per un'eventuale chiamata. L'ingaggio da top player del giocatore non permetterebbe a nessuno di poterlo ingaggiare in un campionato di D. L'attesa del Meneghino era legata ad una forma di rispetto nei confronti di un popolo che sotto certi aspetti lo ha adottato per due stagioni. Campionati caratterizzati da alti e bassi che hanno regalato momenti di grandi emozioni. Gol, assist, esultanze inusuali e sempre diverse, la dub e l'ardemania, il balletto a Montemiletto, il litigio con i tifosi e la pace con gli stessi con il gol di Terni, l'amore per i bambini e l'amicizia stretta con il signor Carmine, che per un giorno trasformò il bomber Meneghino in un benzinaio. Ardemani ad Avellino è stato tutto questo, un insieme di scontri e di feste, che sia i tifosi che lui non dimenticheranno mai. D'altronde, chiamato Avellino, lo farà per sempre. Forse troppo.